Trauma cranico e al torace per la persona che ha subito l'incidente, per fortuna non è in pericolo di vita. Si trova ancora in ospedale nel reparto di terapia intensiva in prognosi riservata al 57enne triestino che ieri era in visita all'anziana madre all'ospedale maggiore. Attraversava il giardino interno quando un grosso ramo spezzato dalla forza della bora gli era caduto sulla testa. Si tratta di uno dei danni da maltempo, in questo caso con il coinvolgimento di una persona che si sono registrati nella provincia di Trieste. Tra le 18 e le 22 di ieri sono stati più di 50 gli interventi dei vigili del fuoco a Trieste e dintorni. Rami, alberi spezzati, tegole dei tetti pericolanti, grondaie che si staccavano dagli edifici, strade invase dai detriti ed episodi di blackout in più parti della città. Qui stanno lavorando, hanno transennato completamente l'area del giardino all'interno dell'ospedale maggiore, noi non possiamo varcare questa soglia, stanno ancora operando per, credo, smembrare l'arbusto e farlo in piccoli pezzi per poi portare via tutti i detriti. Dopo aver mostrato le conseguenze della forza del vento già in diretta su Tele4 ieri sera, tra le emergenze anche il grosso albero secolare caduto in via Revoltella, oggi è proseguita la conta dei danni. Il palo del telefono che è stato divelto, siamo all'entrata dell'ex OPP parte alta, quindi appunto via Valerio, guardate anche il grosso albero che è caduto e che è già stato fatto a pezzi dai vigili del fuoco. Tutti ancora i rami accatastati anche qua, un'altra zona, un'altra area a fianco all'entrata dell'ex OPP colpita dal maltempo, quindi rami di tutte le dimensioni caduti, nastri dei vigili del fuoco per indicare di non oltrepassare l'area. Poi vediamo anche che insomma i danni si estendono anche dentro il boschetto, noi fino a una certa possiamo entrare. Siamo arrivati a Muggia per fare un'ultima tappa di questo bilancio danni da maltempo nella provincia di Trieste. Siamo davanti al parcheggio Caliterna e la grande insegna che era qui c'è ancora, ma è stata divelta. Vedete, la base si è completamente staccata dal basamento in pietra per la forza del vento. È qui l'insegna con la P di parcheggio che appunto si è accasciata a causa del vento. Un altro lavoro che dovrà essere fatto nelle prossime ore per poterla ripristinare.